Assassin's Creed è sicuramente un brand in mano a Ubisoft che gli ha fatto guadagnare una sfracassata enorme di soldi, e questo brand non ha assolutissimamente intenzione di arrestarsi. Proprio poco tempo fa vi ho raccontato del progetto Infinity e vi ho raccontato anche di un possibile multiplayer, e vi ho anche detto, vi avevo lanciato la chicca in quel video, che Ubisoft sta sviluppando tanti titoli di Assassin's Creed, perché l'ecosistema, il mondo all'interno e le storie che si possono raccontare, il genere di gameplay che si possono raccontare all'interno di un Assassin's Creed, secondo Ubisoft, sono tantissimi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che attualmente sono in sviluppo o stanno venendo pensati ben 10 titoli di Assassin's Creed. Ve li elenco: il Mirage, Assassin's Creed Red, Hex, Jade, Infinity, Nexus, Progetto Nebula, Codename Raid, Codename Echoes, Assassin's Creed 1 Remake. Sono 10, che alcuni sono ormai certi, altri invece sono rumoreggiati o comunque se ne inizia a parlare. Cosa sono? Cosa rappresentano? Che cosa? Perché ci sono tutti questi titoli di Assassin's Creed? Ci sarebbe da domandarsi. Io quest'oggi ho intenzione di raccontarvi uno per uno e andarvi a dire che cosa potrebbero regalarvi. Benvenuti su Top of Gaming, benvenuti in questo... Bon, dai, partiamo con Assassin's Creed Mirage. Ovviamente lo conoscete anche voi, un trailer che ormai ha girato tantissimo, un videogioco che uscirà a fine 2023 e sarà ancora un titolo che sta tra la old gen e la current gen, a differenza di tutto quello che abbiamo provato con Origin, Odyssey e Valhalla. Questo Assassin's Creed Mirage sarà molto più lineare, detta in parole povere, sarà molto più come avete vissuto i primi Assassin's Creed, quindi meno concentrati su quella parte gioco di ruolo che ha preso il sopravvento con gli ultimi episodi. Questo non vuol dire che Assassin's Creed torna indietro. Come vi ho già detto, il mondo di Assassin's Creed non sarà solamente un mondo, saranno tanti team che raccontano tanti universi di Assassin's Creed che saranno collegati tra di loro con Assassin's Creed Infinity, ne parleremo tra qualche minuto, e che appunto vuole dire la sua in diversi contesti, in diversi gameplay. Andiamo avanti, anche questo l'avete già visto, è un trailer pubblicato da Ubisoft che si chiama Assassin's Creed Red. Questo rappresenta molto di più quello che avete giocato in questi ultimi anni all'interno di Assassin's Creed, e cioè un titolo open world con marcate caratteristiche da gioco di ruolo, un titolo che sarà solamente current gen, quindi solamente PlayStation 5, Xbox Serie XS e PC. Sarà molto più grande, avrà quelle componenti di gioco di ruolo come Odyssey, e non lo vedremo prima del 2024, così si vocifera. Una cosa che però piace moltissimo è che finalmente Ubisoft abbia deciso di poter esplorare davvero appieno tante nuove epoche. Senza ombra di dubbio, l'epoca dei samurai piace, e per gli assassini è a dir poco un bacio incredibile. Ora andiamo avanti, ancora un altro peletto con Assassin's Creed X. Ecco, Assassin's Creed X è un altro progetto molto interessante. C'è solamente questo trailer che state vedendo, non sappiamo da chi verrà sviluppato, non sappiamo che sarà un titolo solamente current gen, ma sarà un titolo che parlerà essenzialmente di un'epoca storica che noi sappiamo essere la caccia alle streghe, ok? Sebbene di primo acchito queste immagini avessero fatto pensare di nuovo a un mondo come quello di Valhalla, in realtà l'ambientazione storica sarà appunto quello della caccia alle streghe, la Sacra Inquisizione. Ovviamente questo è il progetto più dark che noi vedremo, che attualmente è stato elencato da Ubisoft.
Come sarà fatto, amici, non ne abbiamo la benché minima idea. Una cosa è certa, queste sono immagini ufficiali di Ubisoft. Ma ora andiamo avanti, perché ovviamente Ubisoft non ha solamente un progetto per quanto riguarda le console, ma anche il comparto mobile. Il comparto mobile, ragazzi, spinge, ok? Ed essenzialmente è molto fiorente. Ubisoft da anni cerca di entrare in questo mondo, con scarsi risultati. Mi sembra ancora strano che ci stia provando, a parte questa mia repulsione per avere un Assassin's Creed all'interno di un mondo Android. Quello che state vedendo è Assassin's Creed Jade, appunto, il progetto, una storia unica solo per Android, solo per cellulare. Cosa racconterà? Non lo sappiamo. E tutto il resto è davvero tutto un enorme punto di domanda. E adesso arriviamo davvero alla chicca più importante. Assassin's Creed Infinite. Assassin's Creed Infinite non è un vero e proprio titolo, ma sarà un hub di collegamento per tutti gli Assassin's Creed che vi ho raccontato, che attualmente sono certi, come anche l'Assassin's Creed Infinite è certo che è in sviluppo, e anche i progetti che tra qualche secondo andrò a elencarvi. Che cosa rappresenterà Infinite? Il punto di raccolta di tanti titoli, tanto sviluppo, tante idee. Si sa, i racconti dei nostri assassini sono legati essenzialmente dall'animus, no? E l'animus vi permette di andare di corpo in corpo, di epoca in epoca, andare a risvegliare e riprovare quello che hanno avuto i vostri antenati. Così era partito Assassin's Creed. Ecco, Infinite è esattamente questo, una specie di hub centrale che poi vi permetterà di collegare tutti i capitoli. Come, in che modo? Non lo so, assolutissimamente non ne ho la benché minima idea. Ma proseguiamo, perché mi ero dimenticato anche di quest'altro titolo. Anche questo sappiamo che è in sviluppo e sappiamo che si chiamerà Nexus. Quello che state vedendo ovviamente è Assassin's Creed Syndicate, ma è stato preso perché? Perché in realtà il Nexus non sarà un titolo che vi porta in un'epoca storica con un assassino particolare e tutto quanto. No, sarà un titolo in virtual reality che vi permetterà di andare in vari Assassin's Creed, tra cui appunto si vocifera anche il Syndicate, e provare l'ebbrezza dell'assassino in realtà virtuale. Ovviamente questo è un progetto ibrido, nuovo, mai tentato, ma essenzialmente è questo che sarà il futuro degli Assassin's Creed. Sperimentazione a tutto tondo. Ora arriviamo ai titoli, ai progetti che non sono solo sperimentazioni, ma attualmente sono solo rumoreggiati. Assassin's Creed Nebula. Ecco, amici, qua è tutto un po' fumoso e ognuno si concentra su qualcosa in particolare. In particolar modo, il Nebula dovrebbe essere un titolo che ha a che fare con i player versus l'environment, in una modalità che assomiglia un po' a quelle di Overwatch 2 o comunque di tanti altri titoli che giocate contro l'intelligenza artificiale. Assassin's Creed Raid, altro nome in codice che però vorrebbe andare a indicare un'avventura di Assassin's Creed all'interno del mondo, non dei Caraibi ovviamente, ma un mondo, quello dei Maya, degli Aztechi, un mondo molto quindi dell'America del Sud, che racconta ovviamente i misteri e ciò che è stata l'America del Sud e un attimino tutto il suo esoterismo al suo interno. Andiamo avanti, Assassin's Creed, nome in codice Echoes, che dovrebbe essere essenzialmente l'Assassin's Creed multiplayer di cui vi ho parlato poco tempo fa. Anche qui le informazioni sono assolutissimamente e totalmente solo dei rumor, ma sebbene io sia più che disposto a raccontarvi questi rumor, di solito i rumor li soppeso in base a chi li sottoscrive, chi li vede, eccetera, eccetera. Non sarà questo ovviamente il nome, ma senza alcun dubbio un Assassin's Creed multiplayer, come è stato una parte di Black Flag, ci sarà.
E per ultimo parliamo anche di lui, Assassin's Creed 1 Remake. Come si parla dell'1 Remake, in molti vorrebbero anche il 2 Remake, o per meglio dire la trilogia di Ezio Auditore. E io devo essere sincero, sarebbe importantissima da rivivere con meccaniche riviste e una grafica attuale. Non sarebbe ottima solo per me che l'ho vissuta tutta quell'epoca, tutta quella trilogia, tutti i capitoli, ma sarebbe ottima anche per chi quei capitoli non li ha mai neanche lontanamente provati. Infinity appunto dovrebbe essere questo, il punto di giunzione, il punto di raccordo che tiene e permetterà a tutti di godere Assassin's Creed al massimo del suo potenziale. Tutti i titoli lì, concentrati per appunto nuove e vecchie generazioni, un hub concreto dove poter mettere Assassin's Creed che magari non hanno ancora niente di importante e sono legati tra di loro, ma sono importanti e fanno parte della saga di Assassin's Creed. Insomma, i progetti in mano a Ubisoft sono tantissimi, numerosissimi, e gli Assassin's Creed sono diversissimi l'uno dall'altro. Riuscirà Ubisoft a tenere in piedi questo macro universo, questo una specie di metaverso, ok? Tutto incentrato su Assassin's Creed è una cosa rischiosa, ma secondo me ha buone possibilità di possibilità per i player, evoluzione, che quindi puoi giocarti quell'Assassin's Creed ma non quello, ma in realtà dentro l'hub di Infinity magari c'è la possibilità di collegare, avere achievement, collezionabili, missioni, eccetera eccetera, uniche. È un progetto davvero molto ambizioso, e molti pensano che avere così tanti Assassin's Creed non permetterà a Ubisoft di concentrarsi adeguatamente su un videogioco, ma io penso che le forze ce le abbia, e se verranno portate avanti bene sicuramente farà bene al mondo di Assassin's Creed. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like e un'iscrizione per i prossimi mega video.